In questo periodo di quarantena noi siamo fisicamente separati, ma iperconnessi alla rete. Che cosa comporta questa immissione di dati personali in rete, di ciascuno di noi in questa grande quantità e anche in ambiti che normalmente noi non avevamo connesso, ambiti della nostra vita che noi non connettevamo? Tu in un tuo post parli di una torta. Eh sì, tutto comincia da qua. Sapete che ogni buona storia ha sempre un suo incipit. E stavo preparando una torta per il convento, per i miei confratelli, perché ce ne abbiamo qualcuno anche anziano, e per combattere un po', come dire, l'isolamento, un po' di zucchero fa bene. Ecco, nel fare la torta mi sono imbattuto in un blog che dava una bella ricetta. Se non fosse che a un certo punto, in un passaggio, parlava di maglia glutinica. Cosa che io capisco da un punto di vista, come dire, biologico e chimico, come quell'azione meccanica che produce un rilascio di alcune proteine nella farina che poi producono. Ma a occhio, quando è che la farina impastata con l'acqua dà luogo alla maglia glutinica? E allora ecco lì che mi sono messo a cercare su YouTube qualche bel tutorial che mi poteva dare qualche esempio. La sera, mentre sono andato poi invece su un altro servizio a cercare delle cose, improvvisamente mi è uscita fuori la pubblicità da Brava Casalinga. Premesso che io normalmente quando cercavo quelle cose mi uscivano fuori cose tipo corsi online, tecnologie, università e cose del genere. E lì mi si è accesa una lampadina. E vuoi vedere che questa cosa straordinaria che ho fatto oggi di cercare cose riguardo a una torta sta alimentando quel grande sistema di profilazione che i social network hanno su di me? È perché sì, perché in realtà noi dobbiamo ricordarci una cosa, che tutti questi sistemi di cui noi utilizziamo gratuitamente i servizi costano. E questo costo deve essere coperto da qualcosa. Cos'è che copre questo costo? Beh, il patto tacito che noi facciamo è che noi otteniamo un servizio gratuito, un'email, una pagina Facebook, un servizio di mappe, pagando con i dati che produciamo. E le grandi compagnie danno questi nostri dati, li vendono per fare una cosa che si chiama profilazione, cioè per descrivere con precisione chi siamo, quali sono i nostri interessi, i nostri gusti e poter avere operazioni di marketing o quant'altro su questi nostri dati. E allora cosa succede? Succede che in questo nostro tempo di quarantena l'accesso alla rete, l'abbiamo letto un po' ovunque, è aumentato tantissimo. E stiamo producendo molti più dati, o meglio, molte altre parti della nostra vita che prima non andavano all'interno di questi profili, ora ci stanno andando. E allora dobbiamo ricordarci questo, che gli americani hanno questo modo un po' idiomatico di dire che non c'è niente per niente. Loro dicono: "There ain't no such thing as a free lunch", non ci sono cose come pasti gratis, tutto si paga in qualche maniera. E allora sappiamo, e dobbiamo sapere bene, che tutto quello che noi oggi otteniamo gratuitamente, anche per passare il nostro tempo in tempo di quarantena, in realtà lo stiamo pagando dando pezzi di noi a disposizione di chi li vuole offrire e comprare. Che cosa c'entrano le fogne con il Covid-19? Beh, diciamo che questo nuovo virus ci mette davanti a alcune sfide nel gestirlo. Una di queste sfide, è che tra quando una persona diventa infetta e quando manifesta gli eventuali sintomi della malattia, passa un tempo, abbastanza esteso all'interno del quale, quando non presenta sintomi, può contagiare altre persone. O può aver contagiato altre persone. E allora ecco che per gestire la cosiddetta fase 2, quel momento in cui dovremmo coabitare con il virus, e per poter evitare che questa fase 2 diventi di nuovo un momento di urgenza in cui dobbiamo rimanere tutti in casa, si stanno cercando vari modi per aiutare la medicina a affrontare questo sistema. Uno dei vari modi è l'utilizzo dei dati personali. Ecco, ma non è detto che dobbiamo per forza utilizzare i dati personali del nostro smartphone, cioè dove eravamo, con chi eravamo. Possiamo utilizzare anche dei dati che arrivano da altre parti. Alcuni studi mostrano come alcuni pazienti abbiano, tracce del virus all'interno di quelle che sono le deiezioni, di quelle cose che, abbandoniamo, diciamo così, tradizionalmente nelle fogne. E allora qual è l'idea? L'idea potrebbe essere quella di monitorare le fogne per vedere come varia il livello di virus presente all'interno di esse. E questo potrebbe essere un modo per non toccare i dati personali, per lavorare sull'aggregato, ma è chiaro che se noi avessimo un andamento dinamico di come questo virus varia, potremmo sapere quanto, più o meno sta variando l'infezione all'interno di un contesto urbano, di una piccola comunità.
La cosa è da studiare, la cosa è da approfondire, detta così è un po' semplicistica rispetto a quelle che poi sono le sfide, ma è chiaramente un'idea, cioè l'idea di poter considerare qualcosa che prima era uno scarto come una fonte di risorse per poter combattere il Covid. E la seconda questione è che sì, i dati ci aiuteranno a convivere col Covid, ma non è detto che debbano essere per forza i dati personali di ciascuno di noi, possono anche essere in realtà dei dati aggregati, cioè che fanno vedere dei flussi. Grazie.